Prosegue senza soluzione di continuità l'azione di contrasto ai fenomeni criminali a San Severo da parte dei carabinieri. Anche durante il mese di agosto gli sforzi compiuti sono stati orientati alle necessità del territorio e alle esigenze dei cittadini. Numerose le perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ed esercizi commerciali. Nell'incessante opera di prevenzione e repressione non è mai mancato il supporto di varie componenti specializzati, quali sono le squadre di intervento operativo, i carabinieri cacciatori e i nuclei cinofili. Di particolare rilievo i risultati, centinaia di persone e veicoli controllati, ben 10 persone arrestate e infine il sequestro di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti. A San Severo infatti c'è stato un ordine di carcerazione nei confronti di un 22enne, mentre a San Nicandro Garganico la misura cautelare nei confronti di un 50enne responsabile di atti persecutori ai danni dell'ex compagna che aveva ormai intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo. A corollario dell'attività, i carabinieri operanti su tutta la giurisdizione hanno provveduto a deferire molteplici persone che all'atto dei vari controlli sono stati trovati in possesso di armi bianche quali coltelli, pugnali e bastoni.